Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche in questa puntatona parleremo di demodoxologia ed OSINT. Sono andato dalla intelligenza artificiale Gemini di Google e gli ho chiesto di fare una breve sintesi su cosa fosse la demodoxologia e come potesse essere utile per smontare la propaganda politica e quanto che cosa fosse OSINT. Ecco, in questo breve filmato composto da Gemini è quindi un collegamento tra i podcast di demodoxologia che trovate in questa playlist, quanto una brevissima introduzione ai vari podcast di OSINT che trovate sempre in questa playlist, podcast per lo più di terzi. Ecco, non perdiamo tempo e andiamo a sentire cosa ci racconta Gemini su demodoxologia ed OSINT. La demodoxologia. Smascherare la disinformazione nei media. La demodoxologia, definita anche demossologia, è lo studio dell'opinione pubblica. Si concentra sui fattori psicologici e sociali che influenzano la formazione e il mutamento dell'opinione pubblica, con l'obiettivo di migliorare la comunicazione tra media, notizie e pubblico. Come strumento contro la disinformazione. Analisi del contenuto. La demodoxologia esamina le notizie per individuare tattiche di disinformazione come omissioni, distorsioni e framing tendenzioso. Comportamento del pubblico. Studia come le persone consumano e interpretano le informazioni, identificando i fattori che li rendono più vulnerabili alla disinformazione. Influenza dei media. Valuta il ruolo dei media nella diffusione di informazioni errate e nell'amplificazione di determinate narrative. Nonostante la sua utilità, la demodoxologia non è ancora ampiamente diffusa. La sua applicazione richiede competenze specifiche e un approccio metodologico rigoroso. Tuttavia, rappresenta un potenziale strumento prezioso per contrastare la disinformazione e promuovere un giornalismo più trasparente e responsabile. In aggiunta alla demodoxologia, ecco alcune risorse utili per combattere la disinformazione. Fact-checking. Siti web e organizzazioni che verificano l'accuratezza delle informazioni. Educazione mediatica. Sviluppare abilità critiche per valutare le informazioni in modo indipendente. Giornalismo di qualità. Sostenere testate giornalistiche affidabili e basate su fatti. Lavorando insieme, possiamo contrastare la disinformazione e promuovere un flusso di informazioni più onesto e accurato. OSINT. Un riassunto per giornalisti. Cos'è l'OSINT? OSINT sta per Open Source Intelligence, ovvero l'intelligence su fonti aperte. Si tratta di una disciplina che si occupa di raccogliere, analizzare e sfruttare informazioni pubblicamente disponibili per ottenere informazioni utili a vari scopi, tra cui giornalismo investigativo, scoprire notizie, verificare fatti e smascherare disinformazione, sicurezza informatica, identificare minacce e vulnerabilità, analisi aziendale, ottenere informazioni su concorrenti, clienti e mercati, ricerca, raccogliere dati per studi e progetti, fonti aperte vs. chiuse. Le fonti aperte sono informazioni accessibili a chiunque, senza restrizioni. Esempi di fonti aperte includono siti web e social media, notizie e articoli, database governativi, registri pubblici, immagini satellitari. Le fonti chiuse sono informazioni accessibili solo a un numero limitato di persone, in genere con autorizzazione speciale. Esempi di fonti chiuse includono documenti riservati, rapporti di intelligence, registri aziendali, comunicazioni private. Come si costruisce una fonte? La costruzione di una fonte OSINT efficace richiede diverse abilità, tra cui ricerca online. Saper utilizzare i motori di ricerca in modo avanzato e identificare le fonti più pertinenti. Analisi dei dati. Saper estrarre informazioni utili da grandi quantità di dati. Verifica delle informazioni. Saper valutare l'affidabilità delle fonti e l'accuratezza delle informazioni. Pensiero critico. Saper interpretare le informazioni in modo obiettivo e trarre conclusioni logiche. Manipolazioni da parte di media. Giornali e televisioni possono manipolare le informazioni in diversi modi, tra cui
selezione delle informazioni, decidere quali informazioni includere e quali escludere. Inquadramento, presentare le informazioni in un modo che favorisca un certo punto di vista. Uso di immagini e video, selezionare immagini e video che suscitino determinate emozioni. Citazioni, selezionare citazioni che supportano la loro narrazione e omettere quelle che la contrastano. Strumenti OSINT per giornalisti. Esistono numerosi strumenti OSINT gratuiti e a pagamento che possono essere utili ai giornalisti, tra cui motori di ricerca, Google, Bing, DuckDuckGo, social media, Facebook, Twitter, LinkedIn, database governativi, link a dati.gov.it, European Data Portal, strumenti di analisi dei social media, Brand24, Hootsuite, strumenti di ricerca di immagini, Tinai, Google Images, strumenti di geolocalizzazione, Google Maps, Bing Maps. Conclusione. L'OSINT è uno strumento prezioso per i giornalisti che desiderano scoprire notizie, verificare fatti e smascherare disinformazione. Richiede abilità nella ricerca online, nell'analisi dei dati e nel pensiero critico, ma può essere utilizzata per produrre un giornalismo